il tuo nome, ragazzo? Thomas. Thomas Angelo, signore. Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi, tu ci campi? Sì, signore. Vede, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. E che ci facciamo qui? Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Hai sentito, Frank? Il ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai Gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto chiaro, capo. Bene, vai lì assieme a Tommy. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gliene ammaccherete qualcuna. Manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Ah, Tommy, quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Qui non ti conosce nessuno, quindi fai il bravo, ok? Certo. Il capo è pronto? No, dovrai aspettare ancora un po'. Chi è il nove lì? Un tassista! Ci stiamo dando una mano! Non ho trovato nulla di valore. Accompagna il capo in macchina. No, io... No, tranquillo, non ti sostituisci. Capito. Ti sto a aspettare. Mi annoio a morte. Lui chi è? Che ci vuoi fare? Tassista, ti ricordo. Non capisco che problema ha con me. Che dovrei fare per... Sì. È meglio se non me lo chiedi, Carlo. La risposta potrebbe non piacerti. Comunque, me ne devo proprio andare. Ok, da questa parte. Prima ci porto da Vinny. È un chiacchierone, ma Frank e il Don lo conoscono da una vita. Di che si occupa? Andiamo da lui quando dobbiamo occuparci per... dei lavori pesanti. Lui ci dà gli strumenti adatti per risolvere i problemi. Ora dobbiamo andare. Un bel viaggio. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pole. Oh, vedrai come canterà. E lui chi è? Vinny, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto insieme. Ah, buono, buono. Ehi. Avete bisogno di qualche bel ferro? Nah, dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Ho proprio quello che vi serve. Un classico che fa per voi. E se questa mazza non mi basta, mi sono permesso di preparare delle Molotov. Ehi, ehi, ehi! State attenti, però. Non vorrete dare fuoco ai capelli. Piacere di conoscerti, Tom. Fammi sapere se Pole ti crea problemi. Lo rattizzo io. Dopo torna qui se i ragazzi non ti hanno derrotto. Ti procuro un pezzo. Dai pure un'occhiata se vuoi. Basta che non prendi nulla. Ralph è in garage. Ci manca qualche venerdì. Ma con l'auto è un vero potente. Uno scemoneto sa far cantare qualsiasi motore. Non so come faccia. Per me è magia nera. È tutta una sbagliata, imbecille! Che cazzo, Poli? Così mi farai venire un maledetto colpo. Scusami, Ralphie, è soltanto uno scherzo.
Stai ancora zoppicando? Allora siamo in due a incespicare qui. Tu non sei come me. Mi hai capito, Ralphie? Sicuro, Poli, sì. Tommy Angelo. È un piacere. Come dicevo, Ralphie è un po' fuori di testa. Ma portagli un'auto rubata e la farà tua. Io e Tommy abbiamo un lavoretto. Hai qualcosa per noi? Allora, ho questo, Poli. Ha ancora dei difetti, ma è ok per la città. Va bene, andiamo. Guida tu. E tu, vedete, non fate beccare a Pocera un'altra volta. Un giorno ti taglio i freni, stronzo. Vedrai. Non lo so perché Raff ci ha dato questa carriola. Volevo farti assaporare la bella vita, ma sei ferito a guidare un catoccio che potrebbe aver comprato mia madre 20 anni fa. Se conosco bene Ralph, l'ha presa dallo sfasciacarrozzi. L'auto va bene. Ogni tanto è bello non guidare un taxi. Ma te che puoi pure lamentarti. È un ferro vecchio. Allora, quello nel furgone era whisky? Già, ho un nuovo fornitore. Contrabbandate in pieno giorno? Di solito no. Ma era il loro primo carico e gli sbirri sanno di non dover ficcare il naso nel nostro territorio. Morello, il proprietario delle auto che deve bruciare, ha più agganci di noi nella polizia. Ma se faremo attenzione, andrà tutto bene. Tu guardate le spalle. A proposito del canetto anche arrivato, se ne vuoi una bottiglia, deve solo chiedere. Ne teniamo un po' per gli amici. Non bevo molto. Un tempo mi facevo qualche cicchetto di gin artigianale, ma ora ho smesso. Quella roba ti uccide. Non devi più andare alla cieca. Grazie a noi puoi bere roba di qualità. Buono a sapersi, grazie. Non ci limitiamo solo agli alcolici, Tommy. Pensa ai posti che riforniamo. Le ragazze che li frequentano, le tavole migliori, il cibo più buono, le sottane più calde. È uno stile di vita. Per ora penso solo a rovinare la giornata al bastardo che ha rovinato la mia. Certo, certo. E poi, quel genere di attività porta solo problemi. Problemi? Parla quello che sta per dare fuoco al parcheggio di Morello. Ci sei tu a proteggermi. Andrà tutto bene. Se qualcosa va storto, cerca di non farti vedere in faccia. Oppure picchiali così forte da fargliela dimenticare. Siamo quasi nel territorio di Morello. C'è un confine preciso tra la sua zona e quella di Salieri? Beh, non proprio. Ogni tanto si prende o si perde un pezzo. Anche se in generale noi gestiamo l'Italy. E i suoi lavorano a North Park. E dintorni. Tu cammina sul marciapiede sbagliato o nel lato sbagliato della città e avrai subito voglia di essere da un'altra parte. E te ne accorgerai molto prima che inizino a sbucare fuori dagli angoli per fissarti. Ok, ci manca poco. Le scagnazze di Morello sono in prima fila a spassarsela e lasciano le auto sul reggio. Sono pigri quei bastardi. Mettono qualche gorilla di guardia, ma sempre pesci piccoli sono. Forza, di qua. Tocca a te, distruggigli le auto. Mandagli un messaggio. Certo. Perché vieni anche tu? Così non te sparano. Va bene, ora piano. Ce la fai a fare piano, no? Ecco, bravo. Sai che hai i suoi uomini di fiducia. Arriverà il tuo turno. Se non metti la testa fuori, non rischi che te la facciano saltare. Cancello e sali sopra il tetto. Io ti stacco quel babbeo. Tu avvicinati di soppiatto e prendilo alle spalle. Ma la cavo a distrarre le persone.
Sono il migliore. Basta che poi si ricordi di pagarmi. Ah, è un uomo di parola. Scusa. Sarebbe a dire quello che ho detto. Che cazzo ci fai lì? Ma chi sei? Vuoi sapere chi è quell'imbecille che ti ha messo le guardie qui? Dino, è stato Dino. È stato Dino? Fammi capire, Salieri ha sparso l'uomo in tutta la città per colpire Morello e Dino ti ha messo a guardare le macchine. Ascolta, ma tu chi diavolo sei? Conosci Dino? Certo che lo conosco, Dino. Una volta avrei potuto coglierlo alle spalle e strangolato. Bravo, così si fa. Beh, vediamo un po' questa macchina. Ora prendi la mazza e datti una mossa. Lascia stare la macchina! Estendelo dove? Hai deciso di morire, eh? Gesù! Cavolo! Così si fa! Dai, Dom, sveglia! Ne arriveranno altri! Lancia una molotov e scaldiamo la situazione! Le auto non prendono fuoco da sole! Almeno non così. Le schiere di Morello l'avranno sentita. Avrà sentita l'intero quartiere. Ce ne dobbiamo andare. Prendiamo l'auto di Dino. Come sai che questa è la sua? Se mi stai sulla minchia ti prendo il macchinone. È un oggetto che scoprirò dove lo tiene. Ci segnalano veicoli in fiamme e Dario Norfolk. È vicino alla zona di Morello. Attenzione a chi portate dentro. I vecchi metodi sono sempre migliori. Sfonda anche il cielo. Dobbiamo squagliarcela prima che arrivino gli sbirri. Ci sparano. Non scappare. Vai. Tornate qui, bastardi. Gli agenti stanno convergendo. Oh, merda. I piedi piatti. Allora, beh, che si fa? Schiaccia l'acceleratore e schizza via tutta birra. Ok, ci sto. Sono incazzati! Ma non facciamole diventare incazzate neri! A tutte le auto, la ricerca è sospesa. Tornate al regolare. Tutto a posto! Ora rientriamo e parliamo col capo. Ma Salieri non aveva gli sbirri sul libro paga? Ma che gente, certo! Ma Morello tiene il comandante per le palle. Allora, com'è stato? Come ti senti? Di che parli? Di accoppare il tipo! Rubare l'auto a te! Quella con prudenza, non vogliamo farci notare! Di accoppare il tipo! Rubare l'auto a te! Ti è piaciuto? Sì. Credo di sì. La prima volta non si scorda mai, Tommy. La prima è speciale. Pensi che faccia per te questa vita? Che ti importa? Così, solo per curiosità. Mi piace fare domande. Dubito che tu e Sam andiate ogni giorno a sfasciare macchine nei parcheggi. Ci sono giorni difficili e giorni tranquilli. Sei fortunato, a me non hanno affiancato nessuno. Non hai pestato gli amici di Dino per poi rubargli l'auto? No, mi sono fatto notare rubando le auto. E quando gli sbirri mi hanno baccato, non ho mai cantato. Poi un giorno mi sono ritrovato nel piazzale dietro al bar a chiacchierare con Vincenzo. 10 anni dopo, sono ancora qui. Anche se ora devo vestirmi bene e venne un vecchio bastardo. Ho sempre pensato che per entrare in una famiglia servissero più contatti. Un fratello, uno zio. Ah, a volte è così.
Devo se sei un cugino, oppure ci sono case come Carlo. Suo padre lavorava col don, che inizia così, gode della massima fiducia. Ma molti di noi vengono direttamente dalla strada. Senti, prima passiamo dal capo, e poi ci facciamo un bicchierino. Beh, non ho impegni, quindi... E certo che non ho impegni! L'idea è di far bere Vinny così tanto che Luigi dovrà stenderlo di nuovo fuori dalla porta. Che è successo alla macchina che vi avevo dato? Abbandonata. Perché? Era un rottame. Questo è meglio. Un'auto migliore col finestrino rotto. Un po' d'aria, non ha mai ucciso nessuno. È ancora con te? Così sembra, sì. Ehi, capo. Tutto a posto. Com'è andata? Tutto gestibile, signor Salieri. Bene, bene, sedetevi. C'era Morello? No, ma si mangerà il fegato quando gli diranno cos'è successo. Gli roderà senz'altro per intere settimane. Vedi, è questa la differenza tra me e Morello. Sono un businessman. È con questa che lavoro. Ogni decisione presa da me è per il bene del business e dei miei picciotti. Ma Morello è una testa calda e tutta quella rabbia lo sta accecando. Lui commette errori, se date matto. Non c'è da preoccuparsi con Tommy, capo. Il ragazzo se l'è cavata alla grande. È un piacere sentirlo. Gli affari sono in crescita, sai. Uno come te potrebbe tornarci utile al bar. Magari qualche consegna per avere pagamenti puntuali. Te la senti? Sarei onorato, signore. Bene. Bene. Poli e Sam hanno garantito per te, ma devi capire che qui abbiamo delle regole, quindi ascolta bene. Prima cosa, non imprecare nel locale. Ci sono milioni di parole e chi si ostina a ripetere fottuto questo, fottuto quello, è solo ignorante o pigro. Secondo, noi non trattiamo roba forte, non voglio drogate nel mio quartiere. Che sia Morello ad avvelenare la sua gente se lo desidera. E infine, non creare problemi con gli sbirri. Ne abbiamo alcuni sulle propaga, ma se dovessi esagerare ti cercheranno gli altri, hai capito? Sì, signor Salieri. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa, Tommy. Poli e Sam non sono qui soltanto perché sono tosti. Conosco gente grande e grossa più di loro due. E Frank non è sulle propaga perché è sveglio. Anche se coi numeri è un artista. I picciotti che vedi qui sono presenti perché hanno l'unica cosa che mi interessa. L'unica cosa che dovrebbe importare a tutti. I primi giorni al bar di Salieri furono lenti. Spostavo casse e recapitavo messaggi. I ragazzi si annoiavano e raccontavano vecchie storie. Per lo più, restavamo in attesa. Avevo quasi iniziato a pensare che la vita con Salieri non fosse così rischiosa. Povero sciocco. Finiscilo! Sei Tommy? Avanti, poi ancora già. Marciala! In piedi! Il capo ti aspetta. Grazie. Andati retta! Arrenditi! Combatterai un'altra volta! È ora delle scuotere, picciotti. Tu, Tommy, stai alla guida. Poli e Sam fanno il resto, normale routine. Facciamo poche fermate oggi. L'ultimo pezzo del motel è stato misero. Assicuratevi di incassare gli interessi. E cosa fate, capo? Non alzate un dito su nessuno, a meno che non sia necessario. I nostri clienti devono capire che gli forniamo un servizio prezioso. Devono guardarvi e vedere San Michele. Credere che li proteggerete. Fatele spezzare a Morello le gambe. Noi siamo migliori, ma il pizzo è dovuto e lo si deve pagare. Ce ne occupiamo noi. Vada a Ralphie per un'auto. Ok, boss.
ha detto di avere qualcosa per te, Tom. Vai prima da lui. Forse vuole solo raccontarti qualche cazzata su qualcuno che ha ammazzato 20 anni fa. Ehi, giusto tu. Ho visto questa e ti ho pensato. Hai mai usato un ferro? Ho sparato un paio di volte alle bancarelle. Vabbè, quelle non contano. Mira a quel bersaglio laggiù. Bella postura, minacciosa. Adesso premi il grilletto. Bang! Voltiglia di cervello. Va bene, ora mostrami come ricarichi. Apri il tamburo e metti i colpi. Ah, un'ultima cosa, non farla vedere. Mettila nella cintura. Sei pronto? Quando inizi a volare piombo, cerca il riparo e non fartela sotto. Grazie, Vincenzo, lo apprezzo molto. Ehi, per Frank e il capo sono Vincenzo. Tu, chiamami Vinny. Oggi fate attenzione. Ho parlato con Biff. Dice che Morello è ancora incazzato per la storia delle auto. Tu sai come aprire una di queste, Tommy? Rompo il vetro e poi la apro. Facile. E poi passo il pomeriggio a riparare il finestrino. Guarda. E poi... impari. Sei veramente un mago, Ralphie. Forza, Tommy. Mostrami che... Porcami qualcosa di buono su cui lavorare, ok? Buona giornata, ragazzi. Prima andiamo da Al. Gestisce una panetteria su Longman Street. La conosci? Sì, la conosco. È in ritardo di nuovo. Così pare. È un vero peccato. Ok, ci siamo. Oggi guardaci bene, Tom. Quando fila tutto liscio si fa presto. Quando provano a ribellarsi, a volte si deve pensare in fretta. Certo. Stammi dietro, ok? Come state? Bene. E la piccola Giulia? Non è più tanto piccola. Sta diventando una rottura come sua nonna. Buona sapezia. Davvero? Senti, qualcosa non va da queste parti. Qualcuno vi crea problemi? No, no. Niente del genere. Bene. Quindi hai i soldi? Certo, sono pronti sul retro. Vado. Ci pensa, Tommy. E tu rimani dove possiamo vederti. È stato un mese difficile, Sam. Temevo che non avrei incassato abbastanza. Al, lo so che non ci creeresti mai problemi, ma fai bene a preoccuparti.
Come potremmo proteggere te e la piccola Giulia senza il pagamento? Una cosa di giorno, Tommy! Dobbiamo andare da altre parti! I soldi? Infami, fetosi! Voi ci succhiate il sangue! Sul tavolo, nella busta marrone! Via di qui! Lasciateci in pace! Ce li ho! Ci vediamo il mese prossimo, Al. Chiamaci se hai bisogno di qualcosa. Di qualunque cosa. Certo, Sam. Lo farò. E poggi saluti a tua madre, eh? Ok, ora andiamo dal vecchio Eugene. Il negozio di porcellane sulla Tallo. Non è ancora morto? Quasi. Lo sostituisce il nipote. La persona che gestiva il prossimo posto, Tom, non si chiama Eugene. È cinese. Ma il suo nome sembra Eugene. E allora noi lo chiamiamo Eugene. Polly gli ha sbattuto la testa sul bancone. Quando? Nel 27? Sì, dovevi esserci. Da quel giorno è filato tutto liscio. Se guardi bene si nota ancora il sangue. Quel vecchio bastardo non è riuscito a pulirlo. Alcuni di questi li seguiamo per ricordare alle bande di Chinatown che la città è nostra, non loro. Ma il nipote di Eugene non lo conosciamo. Potrebbe servirgli un promemoria. Questo. Qui ci penso io, Sam. Sicuro? 100%. Qui vicino c'è un ristorante dove parlano inglese. Dai, devi provarlo. Va nel negozio da solo. Sai, quando Polly accumula troppo stress, poi ha bisogno di sfogarsi per conto suo. Devi solo lasciarlo stare. È fatto così. A volte te ne accorgi dalla voce. Ogni tanto ha bisogno di fare il lupo solitario per essere felice. Solitudine non è un problema, davvero. Non sento la sua mancanza, il più delle volte. Il nipote di Eugene non si starà divertendo molto. Polly, quando parte, non si ferma. Una volta stavamo spremendo un sarto giù a Holbrook. Quel poveraccio è finito sulla sedia a rotelle. Eccolo che torna. Ha fatto in fretta. Facci prima che arrivino gli sbirri, Tom. Ora tocca a Bill, al modello. Il nipote degli Eugene ci pagherà la settimana prossima. Con tutti gli interessi. Come sta? Bene? Se la cava. E il bancone com'è? E di nuovo sporco di sangue. Quanto sangue? Niente che non si possa pulire. Appena riesce a rialzarsi. Vuoi farti un altro giretto con noi, Tom? Così ti racconto per bene del cinese impegnato a lavare via il suo sangue dai banconi del negozio. Sì, sembra una cosetta facile. Facile? In che senso facile? Non saprei. Se viene naturale a voi, magari vale lo stesso per me. Quindi potrebbe farlo chiunque? Io e Polly lavoriamo da anni in queste strade. Ora arrivi tu e pensi di sapere già tutto? Non ho detto questo, Sam, io... È solo un giorno che lavori, Tom. Non hai idea di cosa facciamo e di come lo facciamo. Sam, forse dovresti... No, Polly. Questo pivello crede di poter fare il pezzo grosso. I pezzi di merda come lui li faccio neri. Credo proprio che dovresti scusarti, Tom. Scusarmi, eh? Lo farei se non fosse per quel cazzo di sorriso che cerchi di nascondere.
Sì, l'ha bevuta, Jim! Sì, l'ha bevuta! La puzza della merda nei tuoi pantaloni si sente da qui! Ma che, avevo capito. La prima volta che Little Tony è venuto con noi, prima di dirgli che lo stavo prendendo in giro, l'ho fatto inginocchiare! Cioè, comunque sei andato meglio di lui! Gesù Cristo, detesto andare fuori città! Tu detesti fin troppi posti. Sì, ma questo non lo sopporto. Come mai gestiamo un posto così fuori città? È il posto migliore per gli affari, per il gioco d'azzardo e per molti dei nostri traffici. Oggi dobbiamo riscuotere una grossa somma. Il tipo è in debito. Se non sborsa, è la volta che il capo si incazza. Già, questo posto è una grossa fonte di guadagno. Spesso i posti che fruttano più grana sono quelli che la gente comune tende a ignorare. Di recente il modello ha avviato una seconda attività. È l'ultima fermata prima di Lost Haven per il rum di Cuba. Lo portano fino a qui? Esattamente. Per questo noi lo vendiamo a caro prezzo. Il modello di Bill è diventato un punto di scambio delle gasse. Salieri lo protegge, ma lascia che lo usino anche gli acci. Anche Morello? Certo, per mantenere la pace. In più è così lontano che non frega nessuno. Finché tutti ci guadagnano, a nessuno conviene fare casino. Cominciate anche voi ad aver nostalgia di strada e marciapiedi. Non dirmi che non ti piace la campagna, Poli. Non gli piace niente. Campagna, città, luoghi chiusi, spazi aperti. Io li odio questi lavori. Quando veniamo in mezzo ai campi per consegnare gli alcolici o cose simili, si finisce sempre con i piedi nella merda, al buio e al freddo, porca puttana! Ecco perché è utile averti con noi, Tom. Puoi fare tutti i lavori che poi li disprezzo. Con molto piacere. Ok, ci siamo. Finalmente! Tu aspettaci qui, Tom. Torniamo tra poco. Ok. Dire a Salieri che d'ora in poi questo posto è nostro, lo capisci? E non tornare, se non vuoi fare una fine peggiore dell'amice tua. Aiuta, Sam. Stanno cercando di farlo cantare. Hai bisogno di un dottore. Io posso aspettare. Tu porta Sam fuori di lì.
giù! Bastardi. Avanti. Andrà bene. Hai la pelle dura. Merda. Prendi i soldi, Tom. Quel bastardo. Come minchia esce? Sta bene. È dentro. Allora che capì il prezzo, cosa volesse dire esserci dentro. Avrei potuto mollare tutto, ma non potevo tornare a essere una nullità.